grazie di essere qua. Buongiorno. Per quanto riguarda le cifre e per quanto riguarda il Ministero degli Esteri, che si occupa anche di commercio internazionale, ci sono a disposizione 100 milioni a fondo perduto per aziende che esportano e hanno un 3% di export nel loro fatturato. Ci vedono tu o dici? Sono quelle cose affettive. Vedi ora? Ci sono altri 200 milioni di prestiti agevolati in aggiunta ai 100, in più sarà deciso la moratoria per le rate dei prestiti SACE, quindi un ulteriore segnale nei confronti delle imprese. In più l'ICE agevolerà e organizzerà la presenza delle imprese delle aree colpite dall'alluvione nelle fiere internazionali dovranno essere esposte o proposte le opere e i prodotti delle imprese di questa area. Quindi queste sono le cose che noi oggi veniamo a presentare in maniera dettagliata, ripeto, con interventi degli esperti, quindi che si confronteranno con le imprese su come ottenere i fondi. Fondi che secondo i calcoli che abbiamo fatto potranno già essere, io parlo di quelli che riguardano il Ministero degli Esteri, e già entro la fine di questo mese. Quindi stiamo lavorando intensamente, cerchiamo di dare risposte concrete così come abbiamo fatto per la Romagna, per la parte della Toscana e la parte delle Marche colpite dall'alluvione di maggio, quindi andiamo avanti, abbiamo già una macchina rodata, c'è una mail alla quale rivolgersi e presenteremo, ripeto, tutte le opportunità con tutte le spiegazioni necessarie agli imprenditori e agli amministratori locali di queste aree colpite. Vedremo poi se dovrà estendersi alle altre province, quella di Massa Carrara e di Lucca, l'emergenza. Credo che si debba fare, ma è la prima competenza, è quella della Regione Toscana, che dovrà indicare le aree colpite dall'alluvione al governo attraverso la protezione civile. Noi siamo qui per fare cose concrete, non credo che si debba aggiungere altro in questo momento e manifestare le condoglianze alle famiglie delle vittime e la vicinanza del governo e dello Stato a chi ha subito danni provocati da questa terribile alluvione. Sono venuto qui come ministro degli esteri e responsabile del commercio internazionale. Sono venuto qua per dare un messaggio chiaro di solidarietà da parte del governo alla gente di Toscana colpita da questa tremenda alluvione, che segue quella poi di... Scusate se... Sono venuto qui a portare la solidarietà del governo alla gente di Toscana colpita da questa alluvione, dopo quello che aveva colpito anche una parte della provincia di Firenze nel mese di maggio. Sono venuto con i rappresentanti di Simest, SACE e ICE, perché credo che in questi momenti non servono passerelle, ma servono risposte concrete.